Ragazzi, ben trovati sul mio canale, io sono Magnus, ritorniamo sempre qui con LEGO Dimension, ma questa volta finalmente con i veicoli. Ebbene sì, avete ragione, li abbiamo un pochettino bistrattati, ma vi dico la verità, li ho un pochettino trascurati, ma più che altro perché ne sono una marea, ne sono veramente tantissimi. Ecco perché fare una classifica o magari selezionarli sarebbe stato, io penso, almeno impossibile, anche perché vi dico la verità, ne sono talmente tanti, ma talmente tanti che molti non me ne ricordo e non riesco neanche a ricordarmi quali sono le abilità. Quindi farò almeno qualche video, iniziamo con questo video, naturalmente se vi fa piacere sapete benissimo che cosa fare, mettere un bel pollice in su, un bel commento, un bel mi piace, soprattutto per farvi vedere tutti i veicoli che ho. Questo non è un modo per dirvi io ho i veicoli, voi non li avete, qui. Anzi no, assolutamente, è un video per mostrarvi soprattutto di fare la scelta giusta, perché ci sono naturalmente dei veicoli che possono essere belli esteticamente ma poco funzionali e obiettivamente se avete visto il video mio precedente dove vi vado ad elencare le spese che si vanno ad affrontare acquistando tutti i vari livelli e compagnia bella di tutte le varie cose, tutti i vari personaggi e veicoli si spende veramente una cifra. Quindi, soprattutto tra i veicoli, la scelta è fondamentale, visto che ne sono naturalmente tantissimi. Detto questo, non mi voglio dilungare più in tutte queste cavolate, vi vado a mostrare tutti i vari veicoli, almeno una parte di quelli che ho selezionato. Non è una classifica, li ho presi a casaccio. E ve le vado a mostrare alcuni. Poi, naturalmente, se vi fa piacere questo genere di video, ne farò degli altri e vi mostrerò anche altri veicoli. Partiamo dal primo. Sposto un attimo Batman, lo metto al centro, vai. Così non abbiamo problemi. Iniziamo. Ok. Ora a caso, diciamo, ho scelto questa. Naturalmente avete già capito di chi sto parlando. Ve la mostro anche da quest'altra parte. Auto sportiva Sonica. Si guarda naturalmente Sonic. Salti vanno da quest'altra parte, non fa niente di particolare, forse è più che altro una questione estetica che è bella perché in pratica lascia la scia dietro uguale a quella di Sonic, però non spara, non fa niente. Ok, possiamo andare avanti e ci andiamo a vedere anche la prossima. Possiamo anche togliere perché sennò diventa un macello poi praticamente. Ok, questa invece è già molto più figa, sto parlando del Tifone Blu. Vai Batman, abbiamo scelto te. Credo che sia molto più figa, no? Innanzitutto perché vola e vola veramente in maniera galattica, eh. Allora, io, vabbè, personalmente mi sarei aspettato qualcosa che spara, mentre invece qui in questo caso non spara, però vi dico la verità, per ciò che riguarda la parte estetica è veramente galattica. Però, per esempio, già per farvi un esempio, l'ho detto due volte, uno può sembrare che acquistando un veicolo del genere si possono fare dei combattimenti. Aspettate un attimo, vediamo che cosa fa. Ah, ok, lancia una sorta di sonar. Non si finisce mai di imparare. Vabbè, possiamo scendere. Batman, depositala e lasciala. Depositala, ma si può dire. Vabbè, lasciamo perdere e facciamoci da parte. Ci becchiamo. A questo punto andiamo anche con la moto bug. Allora, la motobug è figa perché c'è una sorta di artiglio qua davanti, che può naturalmente tagliare ed affrettare. È molto simile perché lascia anche la scia dietro in pratica come la moto. A questo punto però poi mi viene un dubbio perché con il primo colpo non ho praticamente premuto, mi sa che siamo bloccati, no? Non ho premuto il tasto del quadrato premuto, quindi non vorrei che magari anche la moto potesse avere qualche cosa di particolare. Ok, possiamo andare avanti. Aspettate un attimo. Aspetta. Ok, no, la macchina non fa niente. Ok, quindi possiamo stare tranquilli, la macchina non fa veramente niente. Ecco perché vi dico che è Vortec ha fatto importante qualcosa di farvele vedere incredibile tutti con queste quanti, perché città. secondo me vi sareste aspettato chissà che cosa e invece niente. Adesso andiamo a visionare il tornado. Beh, personalmente già uno che, per esempio, se lo dovesse acquistare a scatola chiusa, uno si aspetterebbe un tornado, qualcosa di galattico. Non un arierietto qua così che sembra quasi che possa precipitare da un momento all'altro. Non lo vedo abbastanza sicuro, infatti secondo me Batman non è neanche poi tanto tranquillo su questo velivolo.
È bellino forse esteticamente, ma a livello funzionale non è niente di particolare. Per ciò che riguarda, diciamo, le cose funzionali, vi posso indicare il TARDIS, che se anche fa schifo esteticamente, però è molto funzionale, soprattutto per i teletrasporti dall'altra parte. Ok, questo non fa praticamente nada de nada, quindi possiamo anche andare avanti. E a questo punto ci visioniamo, ve lo faccio vedere sempre da qua, polpa di granchio. Allora, è sicuramente carino esteticamente, su questo non ci piove, eh. Penso che sia veramente galattico. Allora, ok, già questo c'ha il laser. E questo è già qualcosa. Ok, salta. Naturalmente cammina come un granchio, quindi cammina di lato. E forse è divertente questa cosa, perché però non sa a che punto possa essere funzionale. Per il resto naturalmente non fa niente, i poteri non li tengo sbloccati, naturalmente. Ok. E basta, scende di qua. Ve lo faccio vedere un'altra volta. Ha difficoltà Batman a salire. Ha soltanto il laser, magari per distruggere i mattoncini d'oro. Vai, possiamo passare in fretta e andare avanti. Ci visioniamo adesso. Aspetta che non me l'hai fatto scegliere. Aspettate un attimo. Ok, a Ferruva. Che personalmente voi direste, ma che cavolo è? Allora, dovrebbe essere qualcosa che afferra le uova. Ora lancia una sorta di laser. Però penso che sia qualcosa per generare corrente. Un po' acu. Quindi potrebbe essere utile per questo. E naturalmente fa questo. Non è molto veloce. L'avete anche intuito. Però dai. Esteticamente il granchio è più bello. Il granchio è sicuramente più bello. Si muove bene a destra e a sinistra, ma non è veloce, diciamo, come velocità di punta, ecco, per intenderci. Il laser è carino, vai. Però, obiettivamente, secondo me il granchio è più figo. Passiamo appresso. E andiamo avanti. Che cosa abbiamo adesso? Ok. Allora, voi direte, vabbè, la Batmobile l'abbiamo vista e rivista. Personalmente, perché abbiamo un pochettino trascurato Batman, forse sono stato anche un pochettino cattivello con Batman, vi posso dire che l'ho voluto mettere perché ho detto, dai, non lo trascuriamo, perché poi comunque è sempre la macchina di Batman, che si può naturalmente trasformare in varie opzioni, che penso naturalmente voi già sapete o avete già realizzato. Questo non lo so. Iniziamo con il Bat Blaster. Ok, è sicuramente carino per fare questo per il sonar. Credo che funzioni un po' tipo come il rutto di Homer. Scusate per la parola Homer. Obiettivamente uno penserebbe di avere a che fare con un veicolo molto lento. Invece non è lento, Direi che è abbastanza veloce, non tantissimo veloce, ma non è male. Ok, abbiamo ripreso la macchina, vabbè, lasciamo perdere, non l'avevo tolta. Passiamo appresso. Aspetta un attimo che non me l'hai fatta vedere. E ci becchiamo il Batray Sonico. Questo è molto ma molto più figo. Diciamo che sembra una sorta di. Fa la stessa cosa, Anche qua fa il solar. Questo, vi dico la verità, me l'ero scordato proprio questo. Ecco perché vi dico che ci sono talmente tanti di quei veicoli che uno poi alla fine se ne dimentica totalmente. Naturalmente non Come farò a salta, spiegarlo al sindaco? ma non lo Perché so, se un non ci tempo credo, te lo sì. faremo sapere e basta. Vi faccio vedere, naturalmente non vola, è una specie di carta abbassata a forma di, come si chiama? Di scorpione. Ok, penso che possiamo anche andare avanti. Salta, penso di sì. Salta e va anche col salto. Ok, siamo beccati parecchie monetine. Possiamo andare avanti. E ci vediamo a questo punto. Devo aver lasciato l'attrezzo adatto nell'altra bat cintura. Non lo so. Astronave di Benny. Allora, l'astronave di Benny è sicuramente molto molto più figa, Finalmente abbiamo un veicolo che spara. Un velivolo che spara in questo caso, perché non è un veicolo. Qua stiamo sbattendo in continuazione perché c'è poco spazio. Ok, è figo anche il fatto che c'ha i fuochi dietro di colorazioni diverse. Naturalmente spara anche a protusione. E la cosa interessante è che spara. No,
lo sparo non si può direzionare. In pratica, se si preme, spara da solo. Però vedo che tende a sparare sempre verso... Ah no, ok. Pensavo che sparasse soltanto verso terra, invece spara anche in aria. Ok, dai, è una figata almeno anche questo. Ok, questi sono 10 veicoli che vi ho fatto vedere, che ho scelto e che vi ho mostrato. Se vi piace di vederne anche degli altri, naturalmente sapete benissimo che cosa fare. Mettete un bel pollice in su, per commento, mi piace. Spero che sempre questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo sempre di commentare se mi piace. Noi ci vediamo al prossimo video e bye bye.